e si ritrovarono in piazza scioccati, sorpresi da qualcosa di grande che era successo sulle loro teste. Ecco, si ritrovarono in piazza perché in quella piazza c'era la sezione locale, ora non c'è più, sembra che ci sia una salumeria, se non vado errato, la sede del partito di Aldo Moro, che era la Democrazia Cristiana. Passare poi la parola a chi è più titolato di me, purtroppo, perché l'ha pagato sulla propria pelle, sulla propria psiche anche, questo dramma, due frasi che prendo dal libro di Alberto Torreggiani. La prima è rivolta a Cesare Battisti, la persona di cui dicevo prima, uno degli assassini del papà, che dice: Alberto, oggi chi sta scontando l'ergastolo sono io e non sei tu. E questo la dice lunga sulla necessità nel nostro paese, da Bolzano alla Sicilia, passando anche per Piano di Sorrento stamattina, di ricordare quei momenti. E la seconda è che la memoria non sia solo ricordo di un incubo, perché l'assassinio di un papà, l'assassinio di un marito è il ricordo di un incubo, ma trasformare quell'incubo può portare a sentimenti positivi. Scaro, per insegnare ai ragazzi nella vostra esperienza, nell'età in cui bisogna giocare, divertirsi, studiare, imparare, alla luce dei giorni così strani come quelli di oggi. E anche io, dicevo, privato, anche no, stare qui, che non avete commesso nessun peccato per stare qui. Ora passo